Buonasera a tutti. Allora, stasera è una rubrica particolare perché questa ricetta richiede una mezz'oretta di tempo, però ne vale davvero la pena e conquisterà anche i vostri bambini perché li aiuterà a mangiare un po' più verdure. D'altronde i bambini fanno sempre un po' di capricci e questa ricetta è perfetta per loro. Allora, vi spiego come l'ho fatta. È una crema di zucca. Abbiamo tagliato a cubetti grossolani di 4 cm circa la zucca. Nel link sopra, vedete, è proprio il link della crema di zucca, quindi trovate la ricetta, le dosi, le quantità, tutto. Quindi abbiamo tagliato a cubetti la zucca, poi abbiamo tagliato metà cipolla all'incirca, molto sottilmente. Le ho messe qua e ho messo 1 litro di brodo, perché ho utilizzato 1 chilo di zucca e 1 litro di brodo, e ho fatto cuocere per mezz'oretta. Poi tutto ciò che serve è frullare. Ovviamente ho aggiunto il dado vegetale, che è quello là biologico. Vi faccio anche vedere quale utilizzo. Ciao Tamara, vi faccio vedere anche io quello che utilizzo, perché questo è bio, vegetale bio della Bauer, ed è ottimo perché è veramente naturale al 100%. Io lo tengo in frigo perché si mantiene meglio, perché grande calore può comunque far male al prodotto. Ciao Leonida! Quindi andiamo a frullare insieme. Ho tenuto questa parte perché il procedimento è molto semplice. Come avete visto, non ho fatto soffritto, non ho messo olio. Quindi ho direttamente messo la zucca, la cipolla, il brodo e ho fatto cuocere. Ho messo il dado e non ho aggiunto sale, perché questo dado qua è molto saporito di sale. Consistenza è buonissima perché è molto cremosa questa crema. Ciao Gianna! Ciao Antonio! Ciao Gianna! Sono convinta che avanzerà, quindi che cosa farò? La metto in frigo e la mangiamo anche domani, quindi non si spreca nulla. Ciao Margherita, ed è una ricetta veramente buonissima, do una prova. Buona, anche perché questa zucca, appena l'ho vista, diciamo che io la adoro, però appena l'ho vista era bella arancione e ho detto no, questa la devo prendere, devo farci assolutamente la crema di zucca. Grazie Margherita, mi fa tanto piacere, ho anche un blog, puoi vedere tutte le ricette che faccio in diretta anche lì direttamente, tutte scaricate sul blog. Ciao Antonietta! Quindi una volta frullato andiamo a riscaldare un altro po'. Perché? Perché io l'ho fatta prima, l'ho cotta prima, in modo tale da impiattare con voi. La riscaldiamo un pochettino perché questa va servita bella calda, è buona anche con i crostini. A me piace mangiarla, vi faccio vedere, con i crackers integrali. Questi qua sono buonissimi, non so se li avete mai provati, ma davvero meritano. Sono questi qua dell'Amico Meglio, la potete trovare anche al 365 se non erro, sì. Sono buonissimi, li adoro, quindi vi servo con questi. E poi aggiungiamo anche il parmigiano su, però ci arriviamo. Do una miscelata, riscaldo bene bene. Mi faceva piacere farla con voi perché comunque voi mi fate compagnia. Oggi qua da me è stata una giornata di sole che sembrava proprio primavera. Io non vedo l'ora che termini questo freddo, quest'inverno.
è che arriva la primavera, l'estate, che è proprio il mio, quello che più amo, è il periodo che più amo. Raga, allora sul blog trovate anche la vellutata di spinaci e la vellutata di cavolfiore. Se non le avete ancora provate, andate subito a vedere la ricetta e provatele subito e mi dite. Voglio le foto se le fate, come sempre. Che mi scrivete in chat, mi fate vedere sempre le ricette e alcune volte sono addirittura più belle le vostre quando le realizzate voi anziché le mie. Ciao Sossi! Veramente più belle le vostre. Allora, andiamo a impiattare. Che bella riscaldata. Così vi faccio vedere l'impiattamento. Questa anche per esempio con dello spalmabile su, creato proprio con, se lo fate con l'acqua, allungate lo spalmabile con l'acqua. Vi viene fuori una cremina al formaggio che potete mettere sopra, quindi sbizzarritevi, date spazio alla fantasia, ovviamente quello che vi piace replicatelo, fatelo. Io non ho aggiunto sale come avete visto perché comunque il mio dado vegetale è molto salato. Poi andiamo ad aggiungere un cucchiaio di olio a crudo, perché raga, l'olio a crudo, credetemi, è davvero molto 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 più buono. Poi andiamo ad aggiungere, secondo vostro gradimento, le spezie sono sempre soggettive, pepe nero, che anche mi piace tantissimo, e una spolverata di parmigiano. Per i vegani potete utilizzare anche il formaggio vegano, tranquillamente, quello che più vi piace. Poi dopo vi faccio anche la foto e la carico sul blog, perché sul blog ho messo la ricetta ma senza foto. E un po' di prezzemolo. Se lo avete fresco anche meglio, come preferite. Diciamo che a me non regge mai, non lo so perché. Subito va male e devo buttarlo, sono costretta a buttarlo. Allora vi faccio vedere il risultato finale, manca qualcosa. Poi potete mettere anche questi qua, i crackers di lato, per dare un po' più di scena. Guardate qua. Che ve ne pare? Raga, è buonissima questa zucca, è davvero dolcissima. Diciamo che la resa finale dipende sempre dalla zucca. E, raga, io oggi ho ricevuto un sacco di messaggi di risultati e sono veramente veramente felice perché per me il lunedì è il giorno più bello della settimana perché ricevo tutti i vostri feedback, i vostri risultati ed è davvero bellissimo. Se vi fa piacere condividete anche la diretta in modo tale che i vostri amici possano avere questa idea e perché poi sul blog ci sono anche le altre vellutate, quindi se non le avete provate, provatele, fatemi sapere se i bambini le hanno mangiate. Un bacione e buona serata!